Termina 0-0 tra Aurelia Antica Aurelia e Civitavecchia, 21esimo turno di eccellenza, girone A, un pareggio che non fa felice nessuna delle due squadre in campo, visto che le prime quattro in graduatoria vincono e staccano di altri due punti le squadre di Zappavigna e Scudieri. Partita nervosa soprattutto nel secondo tempo a causa di una decisione del direttore di gara, il signor Manzini di Verona. Prima chance per l'Aurelia Antica Aurelio, il cross di Albanese, la girata di Curzio che termina al lato di un paio di metri. Scudieri prova a scuotere i suoi in panchina che faticano e difatti un'altra occasione importante è per l'Aurelia Antica, il lancio per Di Curzio, esce così Gonzales che è fortunato perché il pallone gli carambola sul petto. In pieno recupero Vittorini in buca per Pompei, il cross continua al volo, proietti Gaffi, blocca, è l'ultima occasione del primo tempo, con le immagini passiamo alla ripresa, cominciano i nerazzurri, il cross da parte di Lucchetti, la girata di Fatarella alta sopra la traversa e poi l'episodio contestatissimo. Giordano entra in aria e viene travolto da Gonzales, per l'arbitro non c'è rigore ma solo corner, proteste furibonde in campo e non solo. Nel rettangolo verde ne fanno le spese mister Zappavigna per l'Aurelia Antica Aurelio e soprattutto Amico che viene espulso e lascia i suoi in 10. In tribuna è panico totale, partita sospesa per qualche minuto prima che si torni alla normalità e che il gioco possa riprendere. Con l'uomo in più ci prova il Civitavecchia due volte con Sevieri, prima da fuori, palla che proietti Gaffi vede sfilare in out e poi la triangolazione con Cerroni e Sevieri che con il tocco dolce non trova lo specchio, è la più grande chance del Civitavecchia. Termina la partita 0-0 come detto con altre proteste perché nel recupero di 6 minuti si era giocato pochissimo. Pareggio che non fa felice nessuna delle due compagini visto che davanti non sbaglia nessuno e il treno per la Serie B si allunga di altri due punti.